13 maggio 2018, Aldo, il viandante, oggi è alla ricerca della verità, di una storia che è capitata in questo bosco. Lo fotografo bene il sentiero del bosco, che è il sentiero della vita di ognuno, il cielo limpido, puro. Qui vi racconto una storia. Io sto scoprendo se è vera o è falsa. Secolo scorso, in questo bosco, passeggiava da sola una ragazzina molto bella, nell'età della bellezza. Questa uscita di casa, cioè meglio dire, scappata di casa, perché sua mamma non la lasciava mai uscire di casa mai non poteva uscire dal portone un giorno scappò e vide in questo bosco intrinseco di luce, di mistero ebbe un'apparizione vide la madonna questa ragazzina dal nome maria fu poi costruito ecco vedete in alto la capanna in alto alla collina c'è una cappella con la Madonna. Fu costruito in nome di lei, segno della storia. E inoltre fu costruito il santuario di Santa Maria a Cornabbio, bellissimo, bianco, puro, nitido come la bellezza dell'intimità di questa ragazzina pura, semplice e pulita che vide la Madonna nel bosco. Ritornò a casa e raccontò la storia alla mamma. Oggi, 13 marzo, festa della mamma. Racconto questa storia per far vedere a voi Ciò che potrebbe essere vero o falso sta di fatto che come testimone rimane quel bellissimo santuario di Santa Maria prima di Cortenova. Cortenova, Cornab come ho detto prima il nome, è un santuario bellissimo e in questo posto si scoprì poi il mistero della vita che ognuno di noi vive anche per una fede. Mi trovo a Taceno, prima di Taceno, in Valsassina, provincia di Lecco, per esplorare la storia, le storie diciamo dell'epoca passata, di ciò che accade tuttora e di ciò che è accaduto prima, per vedere se il mondo continua in un mondo reale di fede, opportunità per vivere.